Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Della Nouvelle Vague, buongiorno. Oggi siamo venuti a trovare la maestra, professoressa, super docente, Valentina Versino. Come possiamo definirla? Coreografa. Dunque la coreografa Valentina Versino, anche nostra collaboratrice, inutile negare, infatti lo sapete già, e siamo venuti a trovarla in un'occasione ben particolare. In questo momento dei ragazzi stanno provando di là. E vogliamo raccontare che cosa stanno testando, cosa stanno provando. E noi siamo qui in pausa, la cosa più bella. Siamo in pausa. Giustamente, noi siamo in pausa e loro lì che provano. Allora, niente, mi è capitata questa esperienza che io reputo molto interessante. Il 25 di novembre sarà la giornata mondiale della violenza contro la donna. Quindi, essendo io una persona estremamente sensibile a temi sociali, ho sempre pensato che l'arte fosse interessante perché potesse testimoniare o comunque dire qualcosa inerente a temi sociali, ad esempio come la violenza contro la donna, la giornata contro il femminicidio. Quindi ho fatto altri lavori su temi abbastanza forti come appunto la violenza sessuale con Father o la dipendenza dall'amore malato con Mother 0.3. E questa volta ho provato a fare questa scommessa. Ho preso tutte persone non danzatori, quindi abbiamo attori, abbiamo performer e sto provando a montare una cosa che faremo poi il 25 sera a conclusione di questa giornata che si avrà nel comune di Albano. Dove di preciso intanto diciamo? Si farà ad Albano Laziale, che è uno dei castelli romani, a pochi chilometri da Roma. E un'associazione che si chiama Baiocco Festival con altre associazioni ha voluto organizzare questa giornata di attività di sensibilizzazione. Quindi si avranno attività all'interno delle scuole e verranno invitati criminologi, psicologi, ci saranno poliziotti. E la cosa più importante è che ci sarà questa associazione culturale che si chiama Salva Mamma, che porterà, ahimè, purtroppo delle testimonianze vere. E quindi ci saranno queste donne che racconteranno la loro storia. E noi saremo a conclusione di tutta questa giornata. E niente, io mi sono voluta, ho voluto far parte di questa cosa regalando quello che io so fare, io lavoro con la danza, quindi ho voluto creare un pezzo di teatro danza dove i danzatori che non esistono, in questo caso i performer, useranno sia il corpo che la parola. Ma la scommessa difficile è che intendete montare tutto questo show, spettacolo in un giorno solo. Sì. Questa performance avrà la durata di una ventina di minuti e la scommessa era proprio quella di riuscire a montare tutto nell'arco di una giornata. Sequestro di persona questo per voi. Assolutamente. Quindi Sono coscienti, consapevoli e consenzienti più che altro. Come sono stati reclutati? Guarda, in questo sono stata estremamente fatalista, molto alla cage, nel senso io ho fatto un open call sulla mia bacheca della compagnia, la bacheca di We Company, e quindi ho accettato qualsiasi persona rispondesse, dove naturalmente il merito di tutto non è dato da me, ma dato dall'importanza politica e sociale di questa giornata. Quindi era ben specificato che la cosa importante era quella di voler poi dare una testimonianza attraverso l'arte in questo caso, per esserci il 25 di novembre. E come si costruisce un'esibizione in una giornata sola con dei danzatori che non sono danzatori? Cioè, qual è il percorso? Allora, naturalmente scordiamoci la forma,
alla cosa più importante, ma già io di mio lavoro fuori forma, nel senso lavoro non entrando nei cliché della forma della danza. Quindi se siamo partiti stamattina semplicemente esperienziando un po' ciò che significa personalmente, ognuno nel proprio intimo, violenza, violenza contro, violenza per, violenza che io faccio su qualcuno. Abbiamo fatto 2 ore di questo training in cui si è creato una sorta di piccolo vocabolario, di piccolo tesoro, e poi da lì abbiamo semplicemente iniziato a dare un corpo a queste sensazioni, a queste emozioni. Adesso siamo nel momento in cui stiamo creando una sorta di stralcio coreografico. E dopo c'è un canovaccio che seguite, c'è un testo. E poi adesso tra poco, finita questa fase in cui ognuno di loro comincia ad avere una sorta di tranquillità nel corpo, e non parlando ma danzando o muovendosi, forse è meglio dirla così, inizieremo a metterci dentro un testo che ha scritto la drammaturga con la quale sto lavorando, perché tutto questo parte dalla volontà di noi. Tra poco inizieremo la lavorazione di una nuova produzione che si chiamerà Still Sleeping, che è proprio sul femminicidio. Quindi lavorerò con un attore, con 2 danzatori e sto lavorando con 2 drammaturghe, sia Ilaria Dassi e Federica Cacciola, che scriveranno appunto il testo di questa. Questo testo invece è di? Dunque? Questo è di Ilaria Dassi. È giusto citarlo. Sì, assolutamente, assolutamente. Ha fatto un ottimissimo lavoro, anche con lei si è partito da delle sensazioni emotive che poi con lei hanno preso forma sulla scrittura, mentre con loro prenderanno forma attraverso il corpo. Ma c'è un messaggio che al momento in cui costruite questa performance, quale sarà il messaggio? È chiaro per il femminicidio il tema, ma il messaggio che vuole denunciare qual è? Guarda, la cosa più importante, se riesco già a far passare questo, è che io, Still Sleeping sarà questa nuova produzione e questa performance ricalcherà in minima parte il mio taglio drammaturgico. Volevo semplicemente vedere il femminicidio non dalla parte né del carnefice né della vittima prima, che potrebbe essere in questo caso una donna, ma da un terzo occhio che è la vittima oggettiva, quindi i figli. E quindi c'è Filippo, e in questo caso Alessandro Chini sarà Filippo della situazione, che poi lo sarà anche nello spettacolo, è la voce di chi rimane senza padre e senza madre per un atto come il femminicidio. Questa è la cosa, insomma, il tema un po', verte un po' su questo. Sei soddisfatto del lavoro fatto fino adesso? Finora sì. Quali sono le difficoltà maggiori incontrate? Come al solito, le difficoltà maggiori sono affidarsi la fiducia e diventare una tela bianca, quindi sorprendersi di un percorso senza avere un pregiudizio iniziale e senza avere più che altro un'aspettativa. L'altra difficoltà di tutta questa cosa sarà il fatto, a parte del poco tempo, ma questa è stata una volontà presa da parte mia perché volevo capire quanta umanità c'era nelle persone, quindi quanta voglia c'era di mettersi in un progetto ai minimi termini proprio. E l'altra cosa sarà il fatto che lo faremo in un set specific, quindi tutto ciò che loro hanno adesso imparato attraverso uno spazio che hanno abitato per un giorno intero, lì sarà totalmente rivoluzionato, e quindi si troveranno totalmente in balia di uno spazio aperto, che è questa piazza molto bella medievale, e quindi l'unica cosa che gli rimarrà dentro saranno le emozioni che avranno provato e da quelle ricostruiranno poi tutto un percorso loro per arrivare a quello che sarà un'azione performativa. Bene, ricordiamo dunque l'appuntamento è il 25 novembre alle 7.30, alle 19.30, a conclusione della giornata che si terrà dal Bano Laziale. E questa... Che piazza? Bellissima domanda. La piazza si chiama San Gaspare del Bufalo. Il centro comunque di Albano. Sì, diciamo Albano è fatta di 3 strade e questa è una delle piazze più antiche medievali. Bene, allora diamo appuntamento ai nostri lettori ad Albano il 25 novembre alle 19.30. Grazie Valentina e grazie a voi. Buon lavoro. Grazie. Thank you.
Mi risuono con la settimana che preferite andare a prima. Ma non mi rimane. Mi segnala l'odore di un zucchero a velo che invadeva la casa. Era un odore che copriva ogni cosa, sovrastava tutto. Mi è dovuto anche entrare una volta. Perché non ho più una volta. Da una madre mia. Perché un numero in più troppe volte una madre mia. Perché un numero in più troppe volte è una madre mia. Perché un numero in più troppe volte è una madre mia. Non merece la pena, mujer, tu passività. Non merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate.